oggi sarà proprio una giornata nera. Ecco qua. Beh, come vado? A Bruno, mi sembra di ballare con Conan. Tra le braccia c'hai una donna, no? È un fiore delicato una donna, mica stai all'attacco a Rambo. Mo' te faccio vedere come si fa, guarda. Prima di tutto, sguardo magnetico. E poi, piano piano ti avvicini, carezzi i capelli, le sussurri paroline dolci. Rilassati. Sei stupenda. I tuoi capelli sono come ali di farfalla. Oddio, sto volando con te. Sì, sto volando sulle ali di un sogno. Sei così leggera, eterea. Oh! La tua pelle è come una pesca. Sei leggera come una piuma. Aia! Scusa, Chicco. Mo' provo io, guarda se ho capito, eh. Che bella pelle che hai. Sembra una mela. Sì, una mela, una pesca. E poi questo tuo profumo. Non so più dove sono. Nel cesso! Oh, ma che veritete? Gli sto dando ripetizioni del ballo. È giusto. Io mica c'ho i soldi per andare a scuola da Barbara Buscessa. Lo vedi bene. Ragazzi! L'avevo già detto a qualcuno, però per chi non lo sapesse... Oggi pomeriggio tutti da me. Faccio una festa open, via di Priscilla 12, ore 17. Ah, ma è il tuo compleanno! Auguri! Non avevo proprio idea. Veramente, io compio gli anni domani, ma mia madre la domenica c'ha il 3-7. Ah, mi raccomando, venite tutti. Sì, dai. A casa Zampetti. Sarà una festa bellissima. L'occasione giusta per fare un colpo con qualche ragazza. Esatto, stasera ragazzi vi porto una che vi lascia senza fiato a tutti. Vedrai che roba. Sì, sai, sono anche stanca che non te lo puoi immaginare. Ah, ho saputo da Rossella, che l'ha saputo da Bruno, che l'ha saputo da Chicco, che l'ha saputo da Massimo, che Sharon impazzisce per Alberto Fortis. Ma va? Allora le regalo fragole infinite, è il massimo. Sì, solo che in questo periodo non ho un soldo. Perché non comperiamo il disco e dividiamo le facciate? Sì, va bene. Ma allora è vera la storia della grande festa? Perché? Volete venirci anche voi? Ma che dici? Quale festa? Ma che credete? Che perché siete due fursi noi paghiamo per voi e vi lasciamo imbucare? Ma noi della terza C non socializziamo col nemico! Hai fragole infinite di Alberto Fortis? Ma è un vizio, 6 in un'ora! Conosco il tuo tipo. Romantica, appena lasciata, con lievi tendenze al suicidio. Se sei libera stasera... Spiacente, ma stasera vado ad una festa, con il mio ragazzo. Ora potrei avere il disco. Scusa, ci ho provato alla grande. E io ti ho dato una buca alla grandissima. Oh, ma che è morto? Che è sta lagna? Papà, ma non capisci? È Fortis, Alberto Fortis. E ma che devo che era una mano perché sei morto? Piano, piano, che me lo rovini, è un regalo. Ma dove te sei cacciato? Sei come la terza rete, non si trova mai. Eccomi, mi sto preparando, stasera c'è una festa. Ah, Bru, fermati, mi hai fatto punge di nuovo. Beh, come sto? Alza le spalle, petto in fuori, pancia dentro, gambe molli. A me pare un fucurino, tu che ne dici? Che te devo da dire? Meno male che dicano tutti che somiglia a te. Pare dinanzi a Elmi, a Bru, fai proprio pena. Ma non vedete come mi sta? Non è possibile, questo è il vestito della mia prima comunione. Guarda, c'ho ancora i confetti, si sono pure sciolti. Questa è la prima volta che mi considerano, mi invitano a una festa e io come ti ricambio in questo modo. Mi sembro sbirulino. Oh, Bruno, non fa così a mamma. Asta, per cortesia, dagli quello tuo. Fammela sta cortesia, fagli fa bella figura una volta. Ma che il vestito del matrimonio? Ma che te sei rientrata la cucuzza? Ci pensa mamma, papà Bruno. Aspartaco! Oh. Dai Spartico, presto c'è il vestito. No. Domani ti faccio il ragù. E va bene. Ti faccio pure un lasso poco poi piselli. sta all'assadio tuo. Qui dentro l'ha messo? Mi sono rotta la boccetta. Fa niente, tanto qua sopra ne abbiamo un boccetto. Ma non ti ricordi? Ci abbiamo la riunione del condominio questa sera. È vero, ma se io do il vestito mio a Bruno, io che mi metto addosso? Oddio. Caro Massimo, non puoi capire che presa che ho fatto. Alice, bionda, capelli a caschetto, occhi azzurri. Sul genere francesina, se non fosse per l'altezza. 1,85. Giura? E chi è? Supergirl? Quasi. È una giocatrice di pallacanestro. Guarda, la fine del mondo. Un corpo incredibile, due gambe, una storia infinita, guarda. Beh, dai, ci vogliamo tutte e due. Ma mi sa che tocca che mi prendi sulle spalle, eh? Vabbè, Massimè, mo te saluto, dormo un po', eh? Tu mi capisci, devo essere in forma stasera. Ciao, bello, ciao. Che presa, ragazzi, che presa! Pronto? Ciao. Ehi, Alice, stavo parlando proprio di te. C'ho qui la tua foto. Non posso venire. Non puoi venire? E me lo dici ora? Mi dispiace, ma oggi sono troppo incasinata. Facciamo domani. No, ho capito, No, non c'è problema. Non c'è problema, ho capito. Ciao, ciao. Ciao, ci vediamo. Non c'è problema. Anna Maria, bionda, simpatica, 1,70, ama essere chiamata Pulcina. 3, 6, 5, 0, 4, 1. Ciao Pulcino, sono Chicco. Chicco chi? Buonasera, volevo parlare con Anna Maria, per favore. Weekend fuori. Ah, ho capito. Ah, è fuori per il weekend, te pareva. Mi scusi, ma lei come si chiama? Carmen. Ah, Carmen, un bel nome. Senta, se non sono troppo indiscreto, ma per caso è libera stasera? Liberissima. Ah, bene. E quanto è alta, scusi? 1,46, 38 anni, filippina. 1,46, anni 38, portati male, filippina. Senta, mi sa che sta per cadere la linea. Sì, cade, Arrivederci, arrivederci. Quindi seguirà il film L'Uomo di Aran, di Robert Flaherty, con Coleman King. L'Uomo di Aran? Che film! Ma questo è un avvenimento, una pietra miliare del cinema. Giuro, non me lo perdo neanche se mi dovessero trascinare via per... la festa! No! Madonna, com'è tosto conciliare l'edonismo con la cultura. Beatrice, bruna, occhi verdi, sportiva, beve succo di frutta corretto con latte o spremute di kiwi o sedano, vegetariana. Uscito una volta, io in tuta, lei pure in bianco sparato. Ritentare non nuoce. 4, 2, 1, 3, 6, 5, 2. Ciao Beatrice, sono Chicco. Chi Chicco? Come Chicco chi? Come chi? I pannolini? Sì, come i pannolini. Io ho un bambino. Ah, c'hai un bambino? Sì, ha 3 anni. Sì, lo so, in effetti è un po' di mesi che non ti chiamo, eh? Effettivamente. Vabbè, come non detto, ciao, ciao. Ciao. Qui tocca aggiornare lo schedario. Non è proprio il massimo, eh? Eppure le vestali erano ritenute così eleganti. Sì, ma c'era qualcosa di più, era anche un modo di comportarsi. Chi andava vestita così faceva voto di castità. Praticamente era come dire, resterò vergine a vita, capisci? E allora è meglio che troviamo qualcos'altro. Ma pensi che sarà proprio una festa tanto elegante? Sicuramente. E io non so neanche che cosa mettermi, non ho nessuna idea. Ah, io un'idea ce l'ho! Telefoniamo a Benedetta, lei è piena di idee. Sì, dai. Un'idea? Sì, ce l'ho. Guarda, io te la dico, però non la devi usare, eh? Allora, ho preso il vestito da sposa di mia madre, poi ho trovato una veletta scura, dei guanti neri. Beh, certo che non lo sai che il look Madonna va sempre. Si veste da Madonna. Forse è troppo, meglio le vestali allora. Grazie Benedetta, presto, ciao. Certo che in questi difficili anni '80 il problema del look è diventato drammatico. Senti Tisini, ci presentiamo classiche. Sì, sì Elias, vestite alla Enza, San Po', saremo splendide. E questa è l'ultima, speriamo bene. Pronto Vera? Risponde alla segreteria telefonica di Vera, o sono fuori, o sono in bagno, o sto a letto e non da sola, per cui don't break my balls, arrivederci, grazie. Vera, Vera signora. hostess, bella presenza, esperta lingua, elegante compagnia per relazioni sociali. Telefonare 380-741. Proviamo un po'. 380-741. E buongiorno, risponde la hostess dell'annuncio? Sì. Sono io. Buongiorno signorina, senta, io avrei un problema, devo andare a una festa molto chic, lei è disponibile? Se lei è disposta a pagare, io sono disposta a tutto. E la tariffa quant'è? 100.000 le prime 2 ore base e poi scatta lo straordinario, in crescendo. Ma scusi, all'ACI le ore successive sono a scalare. Che mi ha preso per un parcheggio? Mi scusi, ma lei che tipo è? Tipo fine, falsa magra, una via di mezzo tra Rettore, Oxa, Cori. Ma con quel pizzico di Giovanna Elmi quando si veste alla Lady Diana. Insomma, faccio la mia figura. Perfetto, allora ci troviamo lì. Ok. Ciao Bruno. Ciao baby. Auguri e mi raccomando, lo tenga a dieta. Beh, un po' c'ha ragione, mi sembrava tu statuine della torta punk. Ma si può sapere dove sei stato? Io ho cercato di avvisarti. Perché? Che è successo? Beh, non potevo più venire. Devo vedere L'Uomo di Aran. Ah, c'è l'appuntamento con me e vedo un altro uomo. Dai, su, sbrighiamoci. Vorrà dire che L'Uomo di Aran lo vedrò da Sharon. Piuttosto, come mai da te non risponde mai nessuno? Ero uscito per venirti a prendere. Ma se ti ho chiamato più di 2 ore fa? Sono uscito un po' prima, sai, ho pensato all'imprevisto, al traffico. E i tuoi sono scomparsi? No, stanno alla riunione di condominio, sennò mio padre col cavolo che esce. Oh, non è mia, è di mia madre. Però che disastro questi nostri genitori. Tu lo senti molto il complesso d'Edipo? No, io sento spesso gli Arcadia. Beh, sempre Gracia è, ma io intendevo un'altra cosa. Insomma, hai presente Freud? Freud? Chi è quel tedesco che canta Amadeus? Sì, è il collega di Jung. Jung, a Benedetta, Jung, Paul Jung, troppo forte. Buoni, ne altri? Certo. Ah, un sapore particolare, come il sapore buono di una volta. Proprio così, un sapore antico. Antico, ma se fanno schifo hanno un sapore disgustoso! Fammi un po' vedere. E te credo, ti stai a mangiare una fatelina, ma chi sei? È da beta! Ma no, ma 2.800.000 lire non è un'offesa. Oh! Allora, si comincia questa riunione di condominio che noi siamo completamente sconvolti. Poveracci, ci avranno avuto un lutto in famiglia. Uè, stai calmo che questo è un minga, eh? Ciuri, tutto l'anno. Cosa fai? Fai la di Murphy adesso? Ti metti a dire le battute? Guarda che Ming sta per dinastia cinese, testa. Questo è come soldo liquido, hai capito? È grano liquido questo. I compagni di Sharon lo sanno, anche loro. Come io so come vanno a finire queste feste. È un cuccaggio generale, hai capito? E nell'attimo ti trovi mutande, però attenzione che con me vanno contro il muro. Vai. Guarda qui che roba. Ho lavorato una vita per te. Gioia mia, vai. E così stai bene, eh? Sembri una saponetta. Amoruccio? Sì? Sono arrivati i primi invitati, addirittura con la scorta. Ma allora qualcuno di importante c'è nella classe di Sharon? Dici? Ma quale importante? Ma questo è il solito scherzo di quel cretino del Chicco. Adesso ti faccio vedere come li sistemo. Vieni. Poi Pirloni. Cercate di ritornare da dove siete venuti voi, hai capito? Altrimenti io chiamo la polizia con la Vera e dopo ridiamo. Permette? Crisanti tributaria. Di solito quando arriviamo ci offrono il caffè. Si vede che lei non ha nulla da temere dall'ufficio tasse. Esatto, difatti voto Visettini. Caffè come se piovesse. Aziz! Che perle? Anche se sono elegante oggi. No, adesso non voglio, non mi diverto proprio. Ma voi due com'è, a piedi? Sta zitto, ma non si è dimenticata, fa benzina. E tu che ti sei dimenticato il regalo di Sharon in macchina? Oh, ma voi Carlo e Diana vi fanno un baffo. Guardate che stasera è una festa normale, eh? Era una festa! Anzi, sarebbe stata una bella festa, ma purtroppo non si può più fare. Perché? Cosa è successo? Perché è arrivato il fisco e papà non fa entrare in casa nessuno. Il fisco? Tutto qui il problema? Non ci sono problemi. Che cosa facciamo allora? Abbiamo voglia di fare questa festa? Certo! Allora, basta che troviamo una casa e ci trasferiamo tutti là. Già. Qualcuno di voi ha una casa libera? No. Bruno, ma i qua sono andati alla riunione, quindi da te non c'è nessuno, no? Ma cosa stai dicendo, Benedetta? Ma scusa, se me l'hai detto prima! Ma stavo a scherzare! Bruno, sei un eroe. Hai salvato Sharon dalla tristezza. Te ne sarò grato. Grazie, sei un amico. Non lo dimenticherò. Bravo, ci hai salvato! Sì, sei veramente gentile. Sei forte, Bruno! No, no, ragazzi, non si può fare, non è possibile. No, no, non me lo chiedete neanche per scherzo, eh? No. Chicco? Chicco Lazzaretti? E chi è questa? È scappata dal Circo Orfei? Sono un'amica di Chicco. Ma è proprio qui la festa? No, è da lui. Ah. Scusa Sharon, io devo andare un attimo a casa, ho dimenticato una cosa. Ci vediamo dopo a casa di Bruno, eh? Ciao! Dai Bruno, non ci pensare più. Hai fatto benissimo ad offrire la tua casa. Dici? Ma non capisci? Era già tutto predestinato. Oh, l'unica volta che i tuoi genitori escono serve una casa libera per risolvere una situazione difficile. Ma ti rendi conto della grande occasione che hai avuto? Essere protagonista per una notte, avere in mano le redini di questo cavallo selvaggio che è la tua vita. Forse c'hai ragione, Benedetta. Non forse. Io ti ho dato un'idea, un suggerimento, ma tu l'hai colta al volo e con coraggio. Vedila così, è come se io fossi stata Minerva che ti ha consigliato, ma tu Bruno sei stato Ulisse che salva i suoi compagni. E io mi sono rotta le scatole. È un'ora che siamo in macchina. Beh, se vuole la lasciamo su raccordo anulare. Tanto non penso lei avrebbe dei problemi. Vede, io abito un po' decentrato. Sì, vabbè, lasciamo perdere, va. Tanto qui scatta la seconda ora. Guardi questa parete che squallore. Lì ci starebbe bene un fiammingo del 500. Là qualche scultura. Ma come lei può vedere dal mio reddito non me lo posso permettere. Mi creda, guardi, sto attraversando un momento no. In più è un periodo che il salame non tira. Scusate, papà, posso parlarti un attimo? Vada. Grazie. Prego. Tornerò. Allora? Tutto a posto. Siamo a questo indirizzo. Quando arrivano gli altri, mandali lì. Va bene. Però, prima di dargli l'indirizzo, chiedigli su che cosa ha interrogato oggi il professore. Perché? Così si capisce se sono degli imbucati o dei miei compagni di classe. E su che cosa vi ha interrogato il professore? Sull'attentato di Sarajevo. Ma mi raccomando, papà. Ciao. Sharon, siamo tranquilli su quella casa lì dove vai? Che casa è? È una casa elegante? È la casa di Bruno Sacchi. Aia, senza antirabica? Serata no, eh. Dai ragazzi, andate. Fate come se fosse tutti a casa vostra. Grazie. Si è attaccata tutti i cappotti. Stasera è la mia grande serata. Che squallore. Forse siamo un po' troppo classiche. Leviamoci le perle, sì. Altrimenti Bruno si imbarazza. Dammele qui. Tieni. Carino qui. Qui come l'aveva detto che era una festa chic. Ammazza che divano! Beh, che fate lì in piedi come baccalà? E sedetevi, no? È molto che conosce Chicco? Praticamente eravamo a scuola insieme. Senti Bruno, io lo so che non è carino chiedertelo, ma tu sei un amico, insomma, cerca di capirmi, io lo devo vedere assolutamente! Ma chi? Ma come chi? L'uomo di Aran! Ma gli era più tardi! Se non lo vedo m'ammazzo! Oh. S'ammazza? Se questa s'ammazza, mio padre m'ammazza! Benedetta! Eccolo lì, credevo proprio non ci fosse. Ma chi? Io non vedo nessuno. Ma lì che non lo vedi? Senti Bruno, chiudi la porta e di' agli altri di non disturbarmi. È una vita che aspetto questo momento e me la voglio godere con calma e in silenzio. Dai. Ma chi è questo? L'uomo d'Aran o l'uomo invisibile? Scusa, dov'è la cucina? È di qua. Eccolo. Ah, tu non entri. Questo è il mio regno. Sì, però nel tuo regno non fa troppo casino perché mia madre si innervosisce. Grazie, Ricciolino. Oh, c'è una coratella da bacchio che è una favola. Ma che l'hai fatta tu? No, io solo novelle e cuisine. Aziz. Ma che, non mi riconosci? Samantha, cosa fai tu qui? Sei a servizio a casa Sacchi? No, per carità, io ho cambiato lavoro. Mi ero rotta le scatole di fare la golf. Ho preso la decisione 6 mesi fa al Cinema Empire. Facevano 9 settimane e mezzo. Un vecchietto mi ha messo la mano qui. E allora ho preso coscienza di avere un corpo. E adesso ci lavoro. Insegni ginnastica? No, però ne faccio tanta. Comunque lasciamo perdere, quando arriverà il mio amico capirai quello che faccio. È permesso? Eccola! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Guarda! Vieni di là, dai! Vieni di là, Sharon! Ma come permesso? Questa è la tua festa! Anzi, tanti auguri, Sharon! Grazie! Sai, Benedetta mi aveva consigliato un nuovo complesso, il complesso di tipo, ma io ho preferito il classico, Alberto Fortis. È proprio quello che volevo! Grazie, Bruno. Grazie. Questa sera sarà la mia serata. Sarò protagonista come Nino D'Angelo, come Stallone. E vai! Oh no, sono sempre in ritardo. Rossella aveva detto che ci aspettavamo qua fuori. Sarà arrivato, come al solito si sarà anche arrabbiato. Il mio piccolo grande amore. Buonasera, chi è? Buonasera, sono Rutelli. Su cosa ha interrogato oggi il professore? La prego, non facciamo giochi stupidi proprio adesso. Rossella non mi rivolgerà più la parola, sono già in ritardo. Me lo deve dire. Sull'attentato di Sarajevo. Oh, se sto fischiello non viene mi ha dato una sola da niente. Per i fame 200.000 lire mi metto qui a pensione ad un mese, eh. Vieni, vieni. Ho capito che lavoro fai. Birbagiona! Oh, ho poco vino. Come faccio a fare sangria? C'è una bottiglia in frigo. Un po' dolcino, ma non male. Sembra giraffe per la tosse. Ma che ti frega? Butta, butta. Dai, è scattata la terza ora. Ma qui di straordinario c'è solo il mal dei piedi che mi ritrovo. Ciao a tutti. Sharon, ciao. Ti abbiamo cercata dappertutto. Tanti auguri. Grazie. Auguri. Comunque, il mio compleanno è domani. Ma come facevate a saperlo che Fortis è il mio cantante preferito? Beh, noi certe cose le intuiamo. Auguri, Sharon. Grazie. Ciao, Sharon. Guardi, guardi pure. Controlli bene, ma tanto perde del tempo, sa? Mi creda, è un momento di crisi questo. Gliel'ho già detto che il salame non tira? Già me l'ha detto 2 volte. Appunto, tira aria di crisi. Lei, guardi mia moglie. Guardi il vestito. E i capelli? Sì, insomma, guardi l'ensemble. Una vera schifezza. Ma lei, generale, crede che se io fossi ricco, come veramente dice lei, io mi terrei tra i piedi uno scorfano simile? Ma dove vai, Topolino? Mi perdoni, generale. Ma da quando siamo rovinati mi è diventata di un emotivo che piange per niente. Topolino, ma vieni qua! Ma sei ancora lì che piangi, amore? Ma non fare così, dai! Te, sappi che il basilichino. Ma scusami, abbiamo in casa la finanza, bisogna cercare di tamponare, no? Non hai capito che era tutta una finta? Ma chi è adesso? Sì, pronto. Ma mi dica su chi ha interrogato il professore di storia oggi. Su chi ha interrogato il professore oggi? Ma scusi, non c'è la festa, non è il Zampetti? Sì, perché? Boh, mi pare la festa di Mike Buongiorno. Quanto tempo c'ho per rispondere? Poco, dai, rapido, rapido. Interrogati sull'attentato di Sarajevo, Lazzaretti, Conti e Sacchi. 2 impreparati e un'insufficienza. Giusto? Allora ti do l'indirizzo. Guarda, sono a casa di quell'animale del Bruno Sacchi. Oh, fatti l'antirabica, è importante. Ah, grazie, il palagio m'è noto. Senta, non è che per caso ho visto una bionda, un incrocio tra Maria Giovanna Elmi e Anna Oxa? Ma secondo te se c'era qui la Giovanna Elmi io te la mandavo alla festa? Testa, è sempre stata la mia passione. Adesso te la fai anche con la Maria Giovanna Elmi, eh? Ah, veramente me la farei. Allora devi sapere che io sono sempre stata segretamente attratta da Bruno Vespa. Ah, ecco. Ti piacciono i miei? Sì. E in seconda battuta mi farei anche pastore del TG2. Bella gioia mia. Ma sai che non ti conoscevo sotto questa luce? Mi fai molta libidine. Ti mancherò del braccio. Fatti piano, altrimenti roviniamo l'effetto della soffiata. L'effetto di cosa? Ci hanno segnalato che qui abitano coppie di spacciatori. Fin qui ci arrivi? Mica so scemo. E allora andiamo. Ah, non è qui, qui è Sacchi. Andiamo subito. Ecco, è qui. Avanti, sfondate la porta. Fermi tutti, nessuno si muova. Iero Miti. So? No. Io. Siamo solo noi che ci svegliamo la mattina presto con il mal di testa. Oh, Vasco Rossi, una cannonata. Ma quale cannonata? Tirate fuori la droga! Ciao Sharon! Ciao! Oh, ciao! Tieni, questo è per te. Grazie! Scommetto che è il disco di Alberto Fortis. E come hai fatto? Questo è un tipico caso di telepatia convergente. Che hai comprato anche tu la lettura del pensiero di Stanley? Sì, ma non l'ho mai letto. Sì, in effetti anche a me è sembrato un attimino elementare. Se vuoi te lo spiego. Dunque, i pensieri sono formati da particelle di energia che sono come piccole corde nodate che procedono sfruttando i neuroni ad una velocità esponenziale. Mi segui? Sì, sì. Dunque, forse quello che ti dirò adesso ti sembrerà un po' buffo, ma... Ah, sì, certo, il buffet. Scusa, devo andare a vedere il buffet. Meno male che noi ci hanno lasciato andare. Secondo voi Romiti sarà colpevole? Ma sempre per le strade sigarette del Sapini. Ma che ci fregano, noi a casa mia stanno più comodi. Oh, casa aperta. Ecco qua, è perfetto. Ecco, bravo, adesso li porti di là per cortesia, perché i miei amici hanno sete. E che avrebbe bisogno di un po' di aiuto. Si sono già spazzati via tutti i tramezzini. Qui c'è da lavorare come un negro. Ma che te sei impazzito? Ma chi so che i burini in tazzarotola? Io a casa mia voglio sta calmo, voglio il silenzio, ho la mia privacy! Papà, ma non capisci che era tutto predestinato? A casa di Sharon non si poteva più stare. Io ero l'unico che avevo casa libera e siamo venuti qui. E a me che me frega? Papà, ma stasera sarò il protagonista. Ho in mano le redini di un grande cavallo bianco. Ma chi sei? Bagno schiuma Vidal? No, io sono Ulisse. Ma Spartaco, lasciali stare, stiamo noi in cucina. Oh, meno male. Siete camerieri aggiunti, mandati dal signor Zampetti per darmi una mano. Ma lei, da quale ufficio con l'odomento esci? Occhi turvi, capelli disordinati, senza divisa e questi vestiti stravaganti. Magari non c'ha neanche delle referenze. Questi teroni. Ma chi è? Gheddafi? Oh, niente da fare. Non ti hanno fatto entrare. Boh, strano, ho citofonato, mi ha risposto una che mi ha chiesto su che cosa hanno interrogato oggi a scuola. E allora? E allora che? Io mica sto in classe con loro. Ma non è possibile. Sì, comunque non era lì la festa. Come no? Non c'era niente, non c'erano motorini, non c'era macchina, non c'era un cacchio. Com'è possibile? L'indirizzo era quello. Ehi, biondo sole, rispondi, renditi utile. Pronto, bar splendido. Ah, signorina Zampetti. Sì, mi dica. Totip, la Zampetti vuol sapere se gli puoi mandare dei tramezzini e fargli credito. Sì. certo, ormai sono qui apposta io. Sì, sì, mi dica, mi dica. Ah, 30 al prosciutto, 30 pizzette e 30 al tonno. E l'indirizzo? Ah, perfetto. Al massimo fra mezz'ora. Grazie, grazie a lei. Arrivederci. Dov'è che li devo portare? A Via del Moretto 125. Via del Moretto? Ma è lontano! Ti porto io. Sì, te con questa faccia, così tu me li mangi tutti. Ma che mangio? Figurati, abito lì vicino, mi faccio accompagnare da lui e te faccio un piacere, dai. Piacere moribischero. Fa il piacere. Un pranzo di bello. Sempre così queste riunioni condominiali, no? Musica, rock, samba, cia cia cia. Questa sangria è favolosa. L'ha preparata lei? Sì. Cosa ci ha messo dentro? Segreto professionale. Signori, non ci dimentichiamo che nell'ordine del giorno c'è un problema scottante. O mettiamo il videocitofono o ci diamo amica, il portiere. Io vado per il videocitofono. Io no, perché a me quella puzzetta dei broccoli, quando passo davanti alla guardiola, mi stuzzica l'appetito. Au, au, au. Si potrebbe avere qualcosa da bere? Certo, ora vado in cucina e ti prendo qualcosa. Senti, ma come va con l'uomo di Aran? Favoloso, guarda, non mi sono mai sentita così toccata. Proprio un genio il suo genere. Adesso comunque è il momento dell'intervallo. Allora me lo porti da bere? Sì, sì, certo. Grazie. L'uomo di Aran. Ma chi ha abitato a questi? Tanti auguri. Grazie. Ti dispiace se lo appo a casa? Mi piace la suspense. No, no, figurati. Senti, non è che è già arrivata una mia amica? Sì, eccole là, non la vedi? Madonna. Hai fatto bene in casa, è simpaticissima, è pazza ai massimi. A occhi croce anche qualcos'altro ai massimi. Senti, io non ho per infierire, ma tua ragazza è proprio una grande mignotta. Esatto, Massimo, a me piace la donna geisha, quella, basta che ordino, eseguo. Signorina, è arrivato il suo ticchetto. Oh, sono cavoli tuoi, mi sa che sei tocca Paoliti. Rossella. Potevi non venire proprio a questo punto. Ma amore, mi stupisco di te. Ti sembra questo il modo di trattarmi? E se avessi avuto un incidente? Perché? Sei andato a sbattere? No, ma sarebbe potuto accadere. Dovresti essere contenta che non mi è successo niente. Su tesoro, dammi un bel bacino. Anche piccolino. Oh, così va. Grazie, Aziz. Prego, Biancaneve. Noi due ci siamo conosciuti a Terminillo? No, io non lo frequento. Ma tu non sei di Anguillara Sabazia? Io? No. Ah, mostro, hai visto che ci sei arrivato lo stesso? Potevi essere più gentile, ti sarebbe convenuto. E invece è stata pure acida. Sei peggio di Diana, capa dei visitors. Che hai fatto tutto, va? Che carattere, che uomo. Hai sentito quante te ne ha dette? Però ha ragione. Ogni tanto sei di un acido. Elia! Scusa, ma sono completamente brilla. Mamma mia, ce l'ho bene. No, così no. No, mettimi via. No, sto prima io. Aspetta, fammi mettere qua l'arrecco. Dai Massimo, sbrigati. Devono essere stati travestiti. Mamma mia, che dolore. Ma c'è un altro bando in questa casa? Guarda che questa è la casa di mio padre, mica la casa del gioiazza. Tre sedili e un bagno. Massimo, per favore! È quasi finito. È fantastico, è incredibile. Con Coleman King, 5 stelle, la storia di pescatori irlandesi. Si respira un'area di una povertà incredibile. Vuoi che te lo racconto? Benedetta, scusa, io ero venuto qui per invitarti a ballare. Bruno, ma come sei fatuo? Ma come? Ho pure preso lezioni da Chicco. E siediti. Dunque, siamo nella triste, squallida e desolata Irlanda. Allora? Anche nei cuscini non c'è niente. Venite presto, forse ho trovato qualcosa. Vieni con me. Dai, pensaci tu. Okay. Ammazza che rottura sta festa. Ma dico, ma scusa, ma avevano detto una casa stupenda, i camerieri, la piscina. L'hanno proprio nascosti bene. Almeno ci avessimo qualcosa da fumare. Sarebbe il tocco magico. Ho avuto un po' d'erba, darei tutto quello che c'ho in tasca. Oh! Erba! La senti? E dall'odore direi anche favolosa. È buona, eh! Oh, grazie, chiunque tu sia, grazie, hai esaudito i miei desideri! Aspetta, tu hai detto che dai quello che avevi in tasca, caccia fuori! C'hai ragione! Un gettone e un pacchetto di gomme, e andiamo, rollator! Rastaman! Favolosa quest'erba, eh! Oh. Ma quanta ne hai? Ancora non è finita? È un sacchetto magico caduto dal cielo. Meglio della lampada di Aladino. Balli? Certo. Senti, da quando ti conosco tu mi ricordi qualcuno. Beh, tutti hanno qualcosa in comune con gli altri. D'accordo, però te è proprio qualcuno di speciale, che so, magari un'attrice. Sai, me l'hanno già detta questa cosa. Ah, allora scusa, dimmi, chi è? A Kelly Lebrock. Scusa, sei troppo simpatica. Signor Zampetti, tutto a posto. Non avevo dubbi. Tutto in ordine. Esatto, in questa Italia di ladri io vado a testa alta, come Beckenbauer. Oh, chiedo scusa, c'è un bagno? Certo, eccolo lì, mi segua, prego. Ma quale bagno? Se c'è uno stanzino lì, scusa. Quale stanzino, tesoruccio? C'è sempre stato il bagno qui, eh? Dici? Ma non si apre. Chi l'ha chiuso? Aprite questa porta. Ma guardi, le dico che c'è uno stanzino pieno di polvere, non vedo l'utilità. Apra questa porta. Ma insiste, eh? Va bene, apriamo. Ecco fatto. Grazie. Si accomodi, prego. Permesso? Prego. Ho detto che devo andare in bagno. Dovevo andare. Bisogni naturali. Tutto a posto. E allora noi possiamo anche andarcene. Permesso. Ah, una cosa, dottore, mi deve levare una curiosità. Dica, dica. Ma perché tutte quelle cornici nella vasca da bagno? Mia moglie ha fatto un bagno antitarme, credo, eh. Ah, ecco. Caro dottore. Colonnello. Buone cose. Al piacere di rincontrarla. Arrivederla. Grazie della visita. Torni a trovarci, eh? Cornici? No. Ma qui mi ha fumato tutto. Anche me. The night is still so long, the morning has to wait for coming. I feel so good to spend this time to be here. Senti, ma ti vengono a prendere le guardie del corpo? Eh sì. Senti Samantha, io ho conosciuto un sacco di hostess. Devo ammettere che te c'è qualcosa di veramente diverso. Sono un uomo di mondo, capisci? I debiti li ho sempre pagati. Però mo l'idea che te devo dare 700.000 lire proprio... 700.000 lire? 850, mio caro! È scattata la sesta ora. Ecco appunto, 850. Insomma, più che un'eresia, una follia. Mi pare proprio un furto con scasso. Poi lasciamo perdere. Tanto io sono come quelle attrici dei film americani che fa sempre tutto male. Vivo una vita no. Magari sei pure della Lazio. Non che ti pare che uno come me poteva tifare Juventus o Milan? Un giorno ho detto tifo Lazio. E così è stata tutta la mia vita. Lavoro, l'amore, un macello. Oggi però hai fatto 13. Hai ritrovato il tuo Aziz. Non mi dire che c'è del tenero tra te ed Eddie Murphy. Beh, diciamo che siamo selvaggiamente attratti. Della mia banderona. Su ragazzi, andiamo, dai, che è l'una, è tardi. Ciao Bruno, ci vediamo a scuola. Ciao Rossella. Ciao, e grazie. Ciao Daniele. Ciao Bruno. È stata una bellissima festa, grazie. Ciao Sharon. Ciao Bruno. Ciao Massimo. Grazie di tutto, Ciao. Facciamo il giro di Nai. Certo. Ciao Rigioloni. Oh, mi raccomando, piano per le scale, No. 1, 2, 3, pace. Domanda, ora sto tutto il giorno per dare una messa a posto. Che te frega, ci siamo divertiti. Queste riunioni dovremmo organizzarle più spesso, ne fanno sentire grande, un VIP. Chiaro per le scale, Sì. Uno, due e tre. Pepe, ci puoi dare un passaggio? A Kelly Lebrock, altro che donna esplosiva. A te te fuma il cervello. Allora, le mie lezioni hanno dato frutto? Ma chi è Chicco? Quel lento che mi ha insegnato a ballare. Non l'hanno mai messo in tutta la serata. Just a memory of your arms. It's just a memory of a love we shared that I remember so well. It's just a memory of you. Do you remember? When we met, you were so shy and I was young. And I remember. Ma non capite, adesso lo ridanno pure su Teleintelletto. È un film sulla condizione esistenziale dell'uomo irlandese. Forza, sedetevi che vi racconto la trama. Veramente io lo vedevo partire dal Banco Roma. Ma no, cultura, cultura ci vuole. Forza, sedetevi. Immaginatevi lo squallore, la tristezza e l'angoscia di un paesaggio di morte. Lui, con gli occhi blu